Buona vista a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento qui su Yo-Kai Watch 4. Siamo all'interno di un corridoio veramente infinito, perché non si sa dove ci porta, probabilmente a Soranaki, ma è pienissimo di yokai da affrontare, come ad esempio questo. Quindi inizio subito, perché non so effettivamente quanto potrà durare questa fase pre-boss finale, immagino. Quindi poi ci sarà sicuramente una bella e lunga lotta. Quindi io vado, mentre vi invito, come al solito, a lasciare tantissimi pollicioni all'insù, mentre ci facciamo anche quest'ultimo allenamento, direi, molto 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 importante, perché abbiamo bisogno davvero di salire di qualche livello. Quindi, nella scorsa puntata, ricapitolando, siamo entrati all'interno dell'Enma Palace e l'abbiamo trovato tutto distrutto e pieno di yokai incantati. E adesso li stiamo affrontando praticamente ad uno e stiamo andando avanti. Ok. La scorsa volta poi avevo cambiato in Natsume, anche se è un po' più semplice andare avanti con Shin, credo. Si può girare qua a destra, perché Shin effettivamente ha le bombe e quindi è più utile negli scontri di gruppo, come vi avevo detto anche la scorsa volta. Quindi lo rimetto. Avevo messo Natsume perché pian piano stava sbloccando il suo potenziale, quindi credevo fosse indispensabile. Beh, potrebbe anche esserlo, però nelle lotte posso mettere Shin, che è molto meglio al momento. Perché guardate un po', bomba, bam, e colpisce tutti, guardate che devasto. Ok, rifacciamo la bomba, se riesco. Non riesco perché mi ha totalmente devastato. Anzi, l'ho messa, però poi mi hanno distrutto Shin. Non so perché lui ha voluto fare... Ok, nel momento in cui ho messo Freak, non so se ve ne siete accorti, ma... dato che non stavo controllando io Freak, l'intelligenza artificiale del gioco gli ha fatto fare subito l'Energy Max, quindi è andato subito di Energy Max, me l'ha sprecato un po'. E vabbè, adesso siamo senza, wow. Adesso, cioè, questa lotta è stata veramente molto sconveniente per me, perché mi ha tolto Shin, che adesso tornerà in campo con uno di vita probabilmente, e mi ha tolto anche l'Energy Max di Freak. Quindi questa me la sento come una sconfitta. Infatti, vedete, ha solamente uno di vita. Va bene, per adesso andiamo. Abbiamo sbloccato un secondo sigillo e manca il terzo. Il primo bisognava prendere i vari sigilli, nel secondo affrontare gli avversari, il terzo sembra un po' sulla falsa riga del secondo, perché c'è già un Leofuoco pronto ad affrontarci. Andiamo avanti, sempre con Shin, perché l'ho spiegato. Ok, mi sa che queste qua sono delle lotte abbastanza normali e poi forse si arriva alla fine con una lotta un po' più difficile. Ok, proseguiamo. Mi sa che si gira a destra. E chi troviamo? Un semplice Draspec Shadow? Molto molto strano. Ci continua a prendere un po' in giro per caso? Ci siamo? L'abbiamo sbloccato? Forse ancora no. Non l'abbiamo sbloccato. C'è un altro Draspec. Va bene, dai, lottiamo anche contro di lui. Dai, dimmi che abbiamo sbloccato anche l'ultima porta. No? Strano. Oh, attenzione, attenzione. Attenzione. Forse l'ultimo... cioè l'ultimo sigillo è una combinazione dei primi due. Il primo c'era bisogno di togliere questi cosi, nel secondo di affrontare un po' di gente, e il terzo entrambe le cose. La costante è quella che dobbiamo lottare. Ok, e lottiamo. Vabbè, lottiamo. Spero davvero tantissimo che ci sia un fiammocchio alla fine di tutto questo lunghissimo corridoio. Ok, via. Dai, sono tutti lì. Guarda che li piglia tutti. Bravissimo Shin. Mettine un'altra. Bravissimi tutti. Dai così. Bam, ancora. Bellissimo utilizzare questa mina, soprattutto quando sono così tanti gli avversari. Tac, bam. Ok, potrei mettere anche 6 Ryu, ma
Direi che ce l'abbiamo quasi fatta. Dai, cambiamo con lui. Vai, uno è andato. Dai, guerriero, dammi la tua soul. Oh, non gli sto facendo nulla. Ok. C'era l'energy globo. Non lo posso più prendere quando finisce la lotta, peccato. Va bene. Va bene, dai, 40-45 più o meno in media. Ci siamo. Ok. E adesso? Non so. Vediamo, forse ci siamo. No. Ok, ragazzi, allora, forse ho capito. Sto andando avanti da tantissimo tempo, infatti sono salito di un sacco di livelli. Ma se io adesso provo a tornare indietro e a scappare, dovrebbe apparire qualcuno. Eccolo. Ragazzi, non ho nemmeno la forza di spiegarvi un po' che cosa sta succedendo, perché in realtà nemmeno lo sto capendo. Cioè, io sto andando avanti e non succede mai nulla. E adesso sto provando un attimo a tornare indietro, perché vediamo appunto che c'è una sfida in più da affrontare. Allora, mi ha confuso. Dai, recupera un po'. Ok, possiamo fare di nuovo questa. Prendiamo un po' questo velenotto, entra questo Shudendoji. Ragazzi, io spero che sia così, perché veramente dobbiamo sbloccare l'ultimo sigillo ancora. Manca l'ultimissimo sigillo. Ok, un altro è andato. Ok, e abbiamo sconfitto anche loro. Ragazzi, speriamo, incrociamo le dita. Guardate che livello sono arrivato, 49, 48. Credo che almeno 5-7 livelli li abbiamo superati. Sì, finalmente, sì ragazzi, voi non avete idea di quanto tempo ci abbia messo. Un altro sigillo è andato. Ok. No, vabbè, è stato veramente incredibile. Ok, con lui mi sa che torniamo indietro, ma voglio... Ok, sono curioso in realtà. Sono curioso, dovremmo tornare indietro. Esatto. Però qua ci sono ancora un sacco di altri yokai. Noi comunque dobbiamo andare da questa parte, va bene. Allora, la cosa importante è che abbiamo sbloccato tutti i sigilli. Quindi se io adesso lui lo evito, perché tanto ragazzi, li ho sconfitti così tante volte. Ma così tante volte. Questo non c'era. E là sotto nella mappa ci sono altre persone. Allora, intanto vediamo cosa troviamo qui. Ok, un oggetto, equipaggiamento, e questa è la medicina che cura tutti, quindi ragazzi questa è una buona indicazione. Vediamo a chi dare l'oggetto, quest'ultimo equipaggiamento che abbiamo trovato, che dovrebbe essere questo, 82 in più di forza, not bad. Ha un attaccante molto fisico, potrebbe essere questo piuttosto che il 24... Natsume non serve in realtà. Addirittura ragazzi, ho ottenuto così tante soul andando così tanto avanti e sconfiggendo tutti quanti, che ho appunto finalmente un guerriero e anche Robonian, che ha quel soprannome perché prendendo quello con un'abilità aveva di suo quel soprannome. Comunque, io direi di darlo a Fudo. E magari, sì, diamolo a Fudo. O a Shin. A Shin, diamola a Shin, che mi sta servendo davvero tanto Shin. Ok, ottimo. Va bene ragazzi, allora ci siamo. Da questa parte, ok, stiamo tornando, perfetto. E andiamo di qua. Finalmente! Oh no! Ci sono... Ah, loro sono i due amici di Kaira. Ed è là davanti. No, ma c'è il fiammocchio ragazzi. Io devo salvare per forza, a parte ripristinare tutta la vita di tutti, ma devo salvare assolutamente. Salva, ti prego, salva. Dopo tutto quello che ho fatto. Ok, ci siamo. Ma c'è Kaira che finalmente entra un po' in scena, perché non ci aveva aiutato. Dai, adesso aiutaci, andiamo a sconfiggere Soranaki tutti quanti. Let's go, andiamo. Eccolo qui, Kaira.
Ciao Kaira, unisciti a noi. No, è stato incantato pure lui, non ci credo. Non ci credo, è stato incantato pure lui. Ecco perché gli altri due lì erano a terra. Soranaki, tutta colpa tua. Soranaki. Non ci credo. Vi ricordate Douketsu? L'abbiamo dovuto proprio sconfiggere per toglierlo dall'incanto di Soranaki. No, speriamo che adesso riusciamo a salvarlo, Kaira. Ragazzi, sfida contro Kaira. Io ho Shin davanti. Sì, ho Shin. In realtà metterei... sono messo un po' male come Energimax. A meno dei... degli utilizzatori dello Yokai Watch. Gli altri sono messi un po' male. Comunque, iniziamo con Natsume. Iniziamo con Natsume in modo tale che io riesca un po' a curare... Sempre, ok. Continuiamo a curare. Facciamo così, prendi un po' di qua e dai un po' là. Ok, diamogli anche un bel po' di energia a tutti quanti. Dai ragazzi. Ok, perfetto. Ci siamo. Diamogli anche qualche colpetto adesso. Non ha tanta vita, devo dire, almeno per il momento, eh. Sta attaccando me. Facciamo così. Ok. Boom, chance. Ok, perfetto, andiamo. Let's go. Attacchiamo tutti quanti, tutti quanti. Dai, che ha pochissima vita. Dai, ce l'abbiamo quasi fatta. Perfetto. Allora, non so se sarà una lotta più ripresa. Questa qui magari era la prima. Però comunque è stata una buona lotta. Abbastanza semplice. Con tanti punti di esperienza. E saliamo fino a livello 50 con Shin, ad esempio. Ok, ottimo. Adesso liberati da Soranaki. Attenzione Natsume, col suo potere da principessa risvegliata lo libera, perfetto. Non abbiamo avuto bisogno di ucciderlo, di sacrificarsi, non c'era bisogno di sacrificarsi come Douketsu, perché adesso Natsume è una principessa risvegliata. No! Avevo appena detto che non c'era bisogno di... Non ci credo. Anche Kaira. No, avevo sperato tantissimo che Natsume fosse riuscita a liberarlo. Soranaki. Yoshi. È rimasto solamente lui, ragazzi. Dobbiamo andare ad affrontarlo. Ragazzi, mi sa che qui ci siamo. Davanti, in quella porta, ci sarà molto probabilmente Soranaki. Siamo pronti per affrontarlo? Andiamo. Beh, potrei in realtà sistemare un pochettino la squadra. Loro due si sono un po' ripresi, ma sono un po' tristi, giustamente. Sistemiamo un po' tutti quanti, così siamo tranquilli. Ok. Allora, loro due come stanno? Non parlano molto. Va bene, comunque, andiamo ad affrontare Soranaki, che oltre a Douketsu ci ha fatto perdere anche Kaira. Andiamo. Altre porte. Ti sto odiando anche solamente per il fatto di questi corridoi lunghissimi e queste porte una dopo l'altra. Però credo che ci siamo. Mi sa che dobbiamo uscire di nuovo da qui. Andiamo. Allora, credo che a questo punto mi dica che non... che sia il punto di non ritorno. Vogliamo andare? Beh, sì, direi di sì. Andiamo. Andiamo, ragazzi. Io ho ripristinato il tutto e siamo qui davanti Soranaki nella sua forma da sole nero. Ci siamo. Soranaki. La sfida finale. Ragazzi, pronti? In guardia. Xe, Mina, andiamo. Signori, comincia la battaglia per la fine di questa oppressione di Soranaki. Comincia così la sfida contro il boss finale.
E speriamo di riuscire a batterlo, ragazzi. Utilizzerò un sacco di Energy Max sicuramente. Allora, l'abbiamo già affrontato in parte nel passato, ma adesso sarà molto diverso. Magari la fase iniziale potrebbe essere anche simile. Iniziamo con Shin. Allora, posso bloccarlo così? Vediamo se lo posso bloccare. Sì, gli posso bloccare le braccia. Però non gli faccio comunque tantissimo, anche bloccandogli le braccia. Magari con qualche mina. Vai così. Ma si muovono, infatti non conviene al momento. Con queste abilità di Shin non credo convengano. Credo che a questo punto serva molto di più Touma. Però va bene, dai. Che succede? Cosa devo fare? Devo prendere loro? Sì? Vai Shin. Vai, prendi. Dai. Dai, ci siamo quasi. C'è Kyra che ci sta parlando, quindi forse non è tutto perduto. ZL. Vai con la chance. Perfetto. E facciamogli in Energy Max. Vai. Susano. Vieni qua, Susano. Poi così. Continuiamo. Vai. Ragazzi, l'abbiamo quasi devastato con un colpo di Susano. Non ci credo. L'abbiamo quasi devastato. Ok, Shin è un po' stanco, però deve recuperare un po'. Aia. Entra in campo Frake. Oh mio Dio, tutti devastati. Allora, devo fare assolutamente così. Devo fare assolutamente così. Dare uno di questo all'unico rimasto in vita, Shudendoji, che aveva 5 di vita. E poi fare anche un cambio e mettere Velenotto al posto di Fudo. Ci dovevamo spostare perché quell'attacco ci ha devastati. Ok. Rimettiamo Freight. Che lui ha deciso di fare l'Energy Max, perché lui, quando io non lo controllo, fa di testa sua. Giustamente. Allora, facciamo così. No, l'ha distrutto. Peccato. Poteva avere la chance. Dov'è? Ce n'è altri? Fammi vedere. No, non ce n'è qui altri. Ok. Allora andiamo di nuovo da questa parte. Via. Posso prendere questo? Ah, potevo fare un cambio. Aia. Allora, ragazzi, facciamo così. No, devo assolutamente sistemare questa situazione. Quindi diamo una bella medicina a Nerorco. No, Shudendoji che c'ha l'energy max al massimo. E poi facciamo così. E metto Natsume, perché può curare. Mi posso dedicare un po' a sistemare la situazione, perché siamo messi molto male. Vai, perfetto. Ho curato un attimo Shudendoji. Devo curare Velenotto. E appena posso faccio anche il cambio. Via ancora. Ok, cura. Va bene. Aia. No, via. Aia, ancora. Facciamo così. Devo dare un po' di supporto agli altri. Via. È un po' difficile però, È un po' difficile. Vediamo se riesco. Dov'è Velenotto? Velenotto, dove sei? È là sotto, Velenotto. Andiamogli vicino. Curiamolo. Velenotto, vieni qua. Ok. Perfetto. Via. Ok. Siamo molto stanchi. E infatti ci ha colpiti. Allora, devo trovare il modo. Forse devo fare l'energy max suo. Non lo so. Proviamo. Vai. Bam. Perfect. Non ci sono più quelle cose lì al centro, però. Quelle che mi hanno permesso di avere la chance. Ma lui ha pochissima vita. Attaccatelo, ragazzi. Attaccatelo. Via. No. Ok. Oh, finalmente, sì. Aveva pochissima vita. Ok. Cosa?
è successo qualcosa. Akinori non è molto contento di questa vittoria. E credo, dati i precedenti di Yo-Kai Watch, c'è sempre un doppio confronto. Quindi adesso non sono ancora tranquillissimo. Ok. Secondo me ancora c'è. Esatto. Attenzione, rieccolo. Ok, attacca Natsume. Ok, che sta succedendo a Natsume? Eccolo di nuovo qua, il sole nero. Questo è il ricordo della antica principessa. Ok. Sta rivivendo il ricordo della vecchia principessa, l'antica principessa che probabilmente non è riuscita a battere Soranaki. O quantomeno non definitivamente. Esatto. È proprio in prima persona l'antica principessa. E quello lì davanti ovviamente è Soranaki. Ok. Dai, fatemi vedere che cosa sta succedendo. Kento, hakushu. Warawa wa ima yori chichi ni kawari yōmao to naru. Ō no me de aru. Warawa to tomo ni uragiri mono o taosu no ja. Ok, dopo aver visto una scena del passato dell'antica principessa, adesso invece, esatto. Kento. Hakushu. Kento e Hakushu. Ore tachi onaji kyoku o motte ita nda. Shika no ita jidai. Onaji basho ni. Siamo pronti per riaffrontarlo così come è già successo. La principessa e i due protettori. E questa volta però abbiamo un altro team dietro che ci aiuta. Quanto parli, Soranaki? Che sta facendo? Smettila di ridere. Nani? Nani? Wow, eccola, finalmente. Finalmente, eccola qui, la principessa risvegliata totalmente. Grande Natsume. E si combatte. Andiamo. Yukuzo. Andiamo, dai, così! Guardate quanto è forte! Boom! Ok. Adesso sembra che l'abbia devastato. I mille petali. Sarabada. Soranaki. Ah, addio, Soranaki. È stato bello conoscerti. Sei finito in mille petali a forma di cuore. Ci voleva così tanto, bastava che ti risvegliassi un po' prima. Ah. Arigato, Touma e Akinori. L'hanno aiutata alla fine a... nel risveglio a... Oh, eccolo, a combattere comunque, a fare quest'ultima mossa finale che ha devastato Soranaki. Ecco di nuovo Kaira. Pensavo di averlo perso per sempre. Ci vuole molto più per farmi svanire nel nulla. Lo dico solo a posteriori, però. Ok. E anche questa volta abbiamo salvato il mondo. Natsume probabilmente
la scritta intendo, ha appreso la possibilità di trasformarsi quando vuole. Forse dice, vuoi aggiungere questa abilità a Natsume? Direi di sì. Ok, vediamo se qua c'è qualcosa. Se c'è qualche oggetto, se c'è... no? No, va bene. Allora, a questo punto direi di mettere Natsume. Direi di mettere Natsume. Vai. Ok. Dato che così, se c'è una nuova sfida, utilizziamo Natsume. E vediamo un po' se effettivamente ha preso la trasformazione definitiva. Ma seriamente anche qui? Seriamente anche qui? Ma dai, il numero 100, ok. Ah, meno male che non era niente di particolare, né una sfida né niente. Credo comunque che adesso tutti quanti... no, non stanno affatto bene. Però posso... no, dopo c'è il fiammocchio. C'era il fiammocchio poco più avanti, quindi è inutile che mi metto a curarli. Dovrebbe essere qui il fiammocchio. Eccolo! Guarda come Enma corre alla Naruto. Ok. Perfetto. Direi di salvare, visto che abbiamo fatto tutto. Ok. E andiamo avanti. Direi che adesso posso uscire tranquillamente, spero. Non è che posso usare la bici? No? Niente, eh? Vabbè. Ok. In realtà erano tre corridoi, solo che lui ci aveva incantati e li aveva fatti diventare infiniti. Allora, dobbiamo andare dall'altro lato e credo che si possa fare. Era proprio quello che avevo sbagliato prima. Quindi credo che possa fare così, così e via. Dai. Dai, scendi. Mi sa che posso andare di qua. Ok, perfetto. Ok, abbiamo anche liberato tutta la zona dagli yokai incantati. Adesso non c'è più nessuno qui. Perfetto. Qua c'è un altro fiammocchio. Io direi di uscire comunque dalla porta principale come degli eroi quali siamo. Anche perché, non lo so, ho una mezza idea che non sia ancora finito il tutto. Eccolo! Lo sapevo! Che succede? No! Che cosa ha fatto? Ha rapito Touma, Kinori e Shin? No, 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 che tiro! No, anche noi! Vabbè, tutti quanti allora. Tranne Enma. Perché Enma non l'ha preso? Perché anche Kaira ha preso. Forse ha paura di Enma? Dove ci ha portati? Dove siamo? Almeno non ci ha divisi. Che succede? Il sole nero. Ok. Ragazzi, non è per niente finito. Non è assolutamente finito, proprio per niente. Quindi, allora, io vedrei un attimo da qua. È tutto pieno di yokai, ovviamente. E dobbiamo andare verso... credo che sia il Monte Selvoscura da quella parte. Quindi, ragazzi, io direi però che per oggi l'appuntamento può ritenersi concluso qui. Io qui posso fare ancora allenamenti, qui accanto c'è il fiammocchio, mi sembra un buon punto dove fermarci per riprendere le forze e poi andare all'offensiva finale, finalissima, contro questo sole nero che incombe su Val d'Oro. Quindi, spero che questo appuntamento vi sia piaciuto, ci siamo quasi, ma ancora non è finita. Quindi... mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella se c'è in descrizione, pollice in su se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima. E quello là sotto chi è? Ah, ok, va bene, sono comunque degli yokai che posso tranquillamente sconfiggere, anzi lo farò, per migliorare ancora un po'. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!